Ehi la Pokefanatici, io sono Dlarz e benvenuti in questo video di spacchettamento, mio Dio! No, ok, parliamo seriamente. Gli spacchettamenti su YouTube sono una categoria di video abbastanza delicata. Abbiamo una buona parte di persone che li apprezza tantissimo e un'altra grandissima parte che invece li vede come il male assoluto. Questo non tanto per la tipologia di video in sé per sé, ma più che altro per il modo in cui vengono fatti questi spacchettamenti e per i giochi che vengono scelti per fare poi gli spacchettamenti, ma in questo caso non vi preoccupate perché noi siamo in un canale Pokémon e quindi spacchetteremo roba Pokémon, roba per veri adulti, più o meno, insomma. Quindi, dato che ve l'avevo già spoilerato su Instagram, e a proposito, chi non mi segue su Instagram mi seguisse perché questa cosa l'avevo detta già da un sacco di tempo, oggi andremo a spacchettare... Oddio, basta con sto termine, che cavolo. Oggi andremo ad aprire la collezione rosso e blu di Charizard X, che al suo interno contiene, a parte la carta EX di Charizard e la versione gigante, anche quattro buste dell'espansione Generazioni, che mi ha colpito veramente tanto perché assomigliano, almeno nella cover, molto al primo set di carte Pokémon, il set base. Ve lo ricordate il set base, vero? Oggi quindi inizieremo da questo. Ovviamente ho comprato anche un altro paio di cosette riguardanti le carte Pokémon da portarvi nei prossimi giorni sul canale, ma non saprei. Dopo questi primi video dovrei continuare a portarvi altre aperture di carte Pokémon? Questo ovviamente dipenderà tutto da voi, infatti se volete che io continui a portare aperture di carte Pokémon sul canale lasciate un bel mi piace e in base ai mi piace che riceverà questo video vedrò se appunto è il caso, se la cosa vi interessa, perché se la cosa non vi interessa, niente, me le compro e me le apro per conto mio. Cosa pensate, che io le compri solo per aprirle? No, e ve lo faccio vedere. Tanè! Guardate, ne avevo già comprato un altro più o meno qualche settimana fa. Li avevo già visti a Romix questi qui, però non ero molto convinto perché costicchiano un po', però alla fine mi sono deciso, quindi... Ah! Buttiamo soldi per carte per bambini. Perché no? Ed eccoci pronti per aprire. Ovviamente vedete la doppia inquadratura, una sulle cose da aprire e una con la mia faccia, così rendiamo le cose anche un po' più professionali. Ecco che non siamo più a 5 anni fa, dove si aprivano le robe inquadrando con il telefono. E che cavolo. Direi prima di tutto di togliere questa plastica fastidiosa, oh mio Dio. Ok, la plastica protettiva è stata tolta e adesso cerchiamo di aprire questo coso. Avevo fatto difficoltà anche con il primo box che avevo comprato. Bene, come cavolo si apre? E niente, alla fine ho dovuto fare una di quelle aperture volgari che fanno i bambini che spacchettano i regali di compleanno e distruggono tutto, nonostante ci sia la madre dietro che dice no, non rovinare la scatola, la busta, è un ricordo! E insomma, avrete presente, no? Ed eccoci qui, abbiamo le nostre buste e la carta che adesso andiamo subito a prendere. Oh mio Dio, è bella incastrata. Dai, vieni su, vieni su. Ecco qui il nostro Charizard X con attacco d'ala e... Combusti bomba. Wow, che bei nomi complicati. Qui abbiamo anche la versione grande della carta, dove possiamo ammirare meglio anche l'artwork, con sullo sfondo di Charizard anche un Magmar e un Flareon. Devo dire che sono molto belle. Una grande particolarità che ho sempre apprezzato delle carte Pokémon sono appunto gli artwork, realizzati in alcuni tipi di carte veramente molto molto bene. Ed ecco le quattro buste di generazione, come vedete tutte variant nelle cover delle bustine. Abbiamo Pikachu, Venusaur, Charizard e Blastoise. Le andremo ad aprire in ordine di comparsa nel Pokédex, tranne per Pikachu che voglio aprire per primo. Quindi andiamo subito ad aprire la prima busta e vediamo un po' cosa capiterà. Per chi non fosse al passo con le ultime uscite del gioco di carte collezionabili, sappiate che... è uscita anche una nuova variabile che sono le Radiant Collection, quindi speriamo di trovare almeno una di quelle, però in versione sempre foil, eh? Il trick sarà ancora valido dopo tutti questi anni? Penso di sì, c'era un trick che girava qualche anno fa quando compravo le bustine, ed era mettere le prime tre e poi le ultime due alla fine, che dovrebbero essere le foil. Allora iniziamo subito con Diglett, Pikachu, Zubat, Energia Acciaio, un Magmar... Holo Reverse, credo. No, è solo Reverse. Non si vede bene dalla videocamera. Shroomish della Radiant Collection. Haunter. Revitalizzante Max. Meowstic. Snorlax. E basta, questa era la rara? Ok, bene. Si parte subito di cavolo! A parte la Reverse, l'unica foil che abbiamo beccato è questo Meowstic, che dovrebbe essere semplicemente Holo. Ed è della Radiant Collection, come potete vedere dai due cuoricini qui.
Passiamo al secondo pack, quello di Venusaur. Attenzione, attenzione. Andiamo sempre a fare il nostro trick. 1, 2, 3. 1, 2. Ho spostato la videocamera, fantastico. Rhyhorn, Ponyta, Magikarp, energia di tipo erba. Abbiamo un Lem, Espur, Clefable, Machoke, un Jairachi. Ed è holo, ok? E poi un Rapidash. Va bene. Carino questo Jairachi, sempre della Radiant Collection. Bene. Per adesso niente di che. Perfetto. La mia spiga è rimasta invariabile negli anni. E via con il terzo pack, quello di Charizard. Tra l'altro da cui prende anche il nome la collezione. Stanno... Mi sembra che in America siano già uscite quelle di Blastoise, mi sembra per adesso, quindi prima o poi la recupererò e speriamo che ci porti fortuna almeno il protagonista di questa collezione. Abbiamo prima di tutto Caterpie, Meow, Rhyhorn, Ponyta, un Krabby, Charmeleon, Lem di nuovo, questa volta però è Common, Shana, Altaria Radiant Collection e Hitmonchan. Oh mio Dio! Non sia mai che mi esca qualcosa di un po' più utile. Ovviamente Altaria è foil, ma direi anche chi se ne frega. Ultimo pack, quello di Blastoise. Se non sbusto neanche qui una ex, mi incavolo. Eh sì, perché ci sta, perché quando spendi 25 euro per una roba del genere, ecco, insomma, almeno una ex la vorresti sbustare, no? E direi anche, con tutte quelle che ci sono nell'espansione, abbiamo Paras, Rhyhorn, Clefairy, Diglett, Geodude, Espur, Energia Speciale, Cloyster... Oh mio Dio, lo sapevo che mi sarebbe uscita! Oh mio Dio, sì! Blastoise, sei sempre tu il mio prediletto, che mi fai sbustare la roba buona, che cavolo! Gardevoir EX, tra l'altro di tutti i video che ho visto dei Poketubers americani che seguo, che sbustano, questa è quella che esce sempre, cioè l'ho vista uscire a tutti quelli che seguo, quindi adesso mi aggiungo anch'io a questa collezione. Oh, almeno una ex, almeno una ex. Mi sento contento adesso, e che cavolo. Riepilogo delle foil, nel caso ve le siate perse, queste sono le foil. Beh dai, anche Jairachi, non male, è sempre un leggendario, no? E questa è l'unica ex che siamo riusciti a sbustare. Sempre meglio di niente, devo dire. E per il primo video di spacchettamento... No, no, no. Apertura è tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito. Spero che non vi sia sembrato troppo trash. Oh mio Dio, non lo so dove l'avete visto il trash in quel caso. Sembrava un bambino che apriva i regali a Natale. Che cavolo. Vi ricordo che se volete che io continui a sbustare carte Pokémon sul canale, potete lasciare un bel mi piace a questo video. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!